Buongiorno ragazzi, da me come solito il brufolino, che però con la cremina, quella che vi ho detto, raga, se venite in Corea ve la dovete comprare. Ora ve la faccio rivedere così la screenshottate. Eccola qui. In un giorno, non sto scherzando, un giorno, guardate come si appiattisce e vi passa. Comunque, mi sono appena svegliata, oggi non ho programmi, nel senso cose che devo uscire eccetera. Rimango a casa e devo fare comunque un sacco di roba. Prima tra tutte devo finire il video, come vi ho detto l'altro giorno. E poi ieri mentre mi facevo la doccia è successo questo. E quindi insomma non è che si possa proprio andare in giro così. Credo rifarò solo quest'unghia. Non voglio rifarle tutte quante perché non sono ancora nel mood, sapete? Mi sto tenendo per dei giorni migliori. Una delle cose che odio di più è quando una persona ha le unghie lunghe e poi non ne ha una. E quindi la rifarò. Si era già un po' spezzata l'altro giorno, quindi sapevo che era questione di neanche giorni, di ore. E ieri appunto mentre mi facevo la doccia, pium, è andata via. Poi mi devo assolutamente lavare i capelli. Volevo anche sistemare le valigie, perché effettivamente una ragazza nei commenti mi ha fatto riflettere sul fatto che perché non metto le valigie una dentro l'altra. Cioè io questa cosa non ci ho mai riflettuto. Effettivamente almeno le due più piccole posso metterle in una di quelle grandi. Allora, per ora due missioni sono state effettuate. Finito di editare il video lo sto caricando. Ho messo le valigie una dentro l'altra. Raga, è stato più difficile quello che pensavo, perché effettivamente c'è uno spessore a valigia. Però vabbè, ho liberato questo buchino qua. E qui ho fatto un po' più di spazio, perché avendo tolto la valigia davanti, quella rossa, l'ho messa dentro a quella grigia. L'ho potuta spiaccicare, diciamo, per così. Quindi adesso lì c'è questa composizione con i peluche lì che mi guardano, perché li ho tolti da dietro il divano. Almeno Ami ora può avere un posto dove camminare. Tra l'altro dovrei anche lavargli questa. Qua adesso ha tutto libero. È vero, signorina. Poi il letto è stato rifatto e spelato, quindi ok, fantastico. Ho anche lavato i piatti e tirato fuori le cose per il pranzo, perché ho tutti questi banchan che ho comprato l'altro giorno. Ogni tanto ne provo qualcuno diverso. Questo pensavo fosse ravanello, in realtà è patata. Patata fatta tipo a kimchi. E la mia solita fish cake, ormai lo sapete. Riso, questo è del formaggio che devo finire. I funghetti, e questo è il riso con le verdure che avevo fatto l'altro giorno, quindi lo devo finire. Questo qui l'ho lavato, che è un contenitore che ho preso da AliExpress. Dopo vi faccio vedere come lo voglio organizzare quando si asciuga. Cioè, guardate che carino il tappo. Ora, in realtà sono le 2 già, quindi dovrei pranzare. Però, visto che non ho ancora quel super languorus, nel mentre mi lavo prima i capelli. Così un altro step è stato fatto. E poi posso dedicarmi a fare quest'unghia. Anche i capelli sono stati lavati, infatti sembro una pazza perché li ho proprio solo asciugati. Comunque mi sono un attimo cambiata, mi sono messa questa felpina. Sto organizzando tutte le cosine delle unghie. Guardate che carina, questa è la mia fresa. Tutte le mie punte. Ho già messo questa. La lampada. Questa ho preso tutte su Shane. Per essere una lampada di Shane, guardate. È anche molto potente, carina. E qui ci sono tutte le robe per fare le unghie. Ovviamente non ho l'aspiratore, quindi come minimo dovrò mettere lo Scottex qua per racimolare un pochino di polverina. Qua ci sono le lime, anche queste tra l'altro di Sara, anche queste. E poi queste sono le dual. Proviamo, perché ho già usato questo metodo una volta e in realtà non era andata malissimissimo, quindi dovrò un po' smanettare. Come potete vedere fuori è buio. Io ho rifatto l'unghietta. Allora, questo ho fatto un refill. Ci ho messo anche qualche sbrillantino qua, però ok, tutto bene. Mentre questa l'ho rifatta totalmente da capo. Mi sono pure tagliuzzata, lasciate perdere. Però penso non sia male. Ovviamente da affinare questa tecnica della dual, perché farlo su questa mano è stato un gioco da ragazzi, perché ovviamente lo faccio con la mano con cui riesco a fare le cose. Farlo con la sinistra è sempre quello il problema. Però non è venuto male nel complesso. Almeno ho un'unghia lunga come le altre. Perché dico quando avrò tempo? Perché in realtà sono le 6. Io adesso finisco di fare la copertina del video e poi sta venendo qui Rosalba, perché devo fare le unghie anche a lei. Perché no, ieri l'ho vista con quelle unghie, ragazze, poteva guardare. Quindi io ho detto: ti prego, fallo per me, vieni. Quanto dobbiamo messo? 3 ore, penso. Vabbè, però c'è stata una pausa di cibo. Mettilo così, bravo. No, dai, ragazzi, io sono soddisfatta, onesta. Sono pazzesche. Cioè, è uno dei migliori che ho fatto in Corea, letteralmente. Eccole qua. Guardate quanto non calano, guardate. Per ora la pulizia. Ne potrò quanto.
che lei ha le unghie pappagallo che vanno giù. Però belle, mi piacciono. Ho messo lo stickerino, tutte le decora. Eccoci qua, siamo io resti. Posso usare come... Oddio, sì, come... Bello col grigio. Bello, amore. Fammi vedere quanto sono lunghe. Però abbiamo usato, vedete, lo stesso per colore. Per me, belle lunghe, ragazzi. Lo stesso colore. Gemelline. Noi. Sì, ma lei ha le unghie piccolissime. Cioè, raga, guardate un momignolo. Guardate il suo. Noi. Cioè, mi sento. Ho sistemato, ho pulito. Ora sono contenta, serena. È vero, amore? Sì, anche a me è uscito. Ho fatto pappa. Lo sapete che io sono un po' maniacale. Devo mettere a posto, se no non sono serena e tranquilla. Quindi, passata aspirapolvere, pulito il tavolino, pulito tutto, rimesso a posto, pulito per terra, perché giustamente. Quindi sembro una pazza, perché poi c'ho ancora i capelli che li ho solo asciugati, quindi figuratevi. Ora, come sentite, ho già aperto l'acqua, perché altrimenti qua calda non esce, e in più il bagno è sempre gelato. Visto che so che me lo chiederete, io non ho mai fatto nessun corso per le unghie. È una passione, è una cosa che faccio da tanti anni, e come vi ho detto mi piace sempre rubare con gli occhi, quindi vado da una persona, da un'altra, a un certo punto non capisci anche poi la tua tecnica, e quindi io su di me le ho sempre fatte tranquillamente senza problemi. Ora sto appunto provando questo metodo nuovo della Dual, è la prima volta che le ho fatte totalmente in Dual e sono venute molto molto bene. Ovviamente non l'ho mai fatto per lavoro, perché ci mancherebbe altro, però sulle mie amiche, su di me, insomma, sono cose che si fanno. Penso di averle fatte molto meglio di tante persone qui in Corea, quindi sono molto molto soddisfatta. Certo, lavorare con le unghie così lunghe è un po' impedente, più che altro perché vedete, tipo, non so se si nota, ma mi limo anche le mie. Però sì, insomma, tanto, ripeto, me le devo rifare, quindi ciao amen. Quindi adesso faccio la doccia e poi devo ancora cenare, perché ho fatto merenda tardi. Poi va bene, mentre che sei focus su altre cose, basta. Come vedete sono le 23:35, quindi vabbè, sarà un late dinner. Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno molto speciale, io e il signor fidanzato festeggiamo 100 giorni insieme. Vi ho già spiegato che qui in Corea è una data importante che tendono a festeggiare, e quindi lo faremo anche noi. In realtà avevo paurissima che oggi piovesse, in realtà no, speriamo che continui così. Lui dovrebbe arrivare poco prima di pranzo, poi capiamo cosa fare, perché effettivamente dovete sapere che io sono sempre quella che organizza tutto, dove andare, cosa fare, perché vabbè, io sono fatta così, nel senso, devo sapere cosa vado a fare, quindi devo essere io quella che programma. Oggi ho lasciato tutto nelle sue mani, quindi staremo a vedere che cosa ha pensato. In realtà ovviamente io so già cosa faremo, perché lo sappiamo, poi noi donne velatamente tendiamo a dare dei piccoli spunti, quindi io nel corso del tempo io ho detto: oddio, vorrei andare qui, oddio questo posto che carino, quindi staremo a vedere se ha colto i miei hint. Comunque sono le 10 e mi sono svegliata alle 8, perché voglio fare cose con calma sinceramente, quindi mi sono piastrata i capelli. Dopo credo mi farò anche gli sboccolausen, però dipende, vediamo come mi gira. Prima di tutto trucco, ma prima di tutto ancora ovviamente skincare, perché sento la pelle tutta che mi tira. Ieri sera mi sono scordata di farmi una maschera, quindi vabbè, poi me la farò stasera. Faremo una semplice skincare normale. Tra l'altro sto usando un po' di prodottini nuovi che poi vi farò vedere ovviamente se mi piacciono, perché prima li devo ben provare. Quindi appena sarò pronta e preparata vi faccio vedere. Il resto del vlog oggi lo faccio con il telefono, anche perché non penso di registrare clip lunghissime, voglio godermi insomma questa giornata tranquillamente. Ok, mi sono finita di preparare, tra l'altro mi sono messa anche questa maglia un po' più chiara, perché sennò dice sempre che metto il nero. Ho qualcosa che mi disturba in quest'occhio, ma farò finta di niente. I capelli l'ho sboccolati, perché ormai ho ritrovato il piacere di farli così, a parte la frangia, che ovviamente una è sempre moscia e l'altra sboccolata. Vabbè, facciamo un po' così. Però non mi dispiace questo look. Questo è il make-up solito, ma stavolta, non so se si vede perché adesso c'è poca luce, ho fatto un trucco un pochino più sul rosa oggi rispetto ai colori un po' più mattone che faccio di solito. E quindi niente, un po' così. Adesso lo aspetto. Tanto dovrebbe quasi essere arrivato. Così gli do la cosa che gli ho comprato. Se la mette subito, perché in teoria è una giacca, come vi avevo detto fine ho fatto, e se la mette poi vi faccio vedere un pochino come gli sta, e poi vedremo. Ragazzi, a parte si è messo il giacchettino carino, gli sta bene. Ho scoperto, ragazzi,
Invece di andare sulla Namsan Tower a piedi, cioè per arrivare almeno alla cable car, guardate, c'è un ascensorino. Da lì si prende la cable car per andare su. E questo vi porta su senza che vi fate a piedi. Ci siamo scordati il taglierino. Guardate cosa ho preso. Mi prego, non ce la faccio. Questo lucchetto super carino. Abbiamo scritto tutte le cosine. Carino? Carino. Pippo. Oh, vi giuro che non fa il pappagallo quando stiamo insieme. Ora lo mettiamo in direzione di Hongdae, dove ci siamo visti la prima volta. Sono troppi lucchetti. Non so dove metterlo. L'abbiamo messo qua. Se lo trovate. Fortunati, ne siamo finiti qua perché Starbucks era tutto pieno. Però vi posso dire, guardate quanto è grande sta cosa. Io adoro la cannella, ho preso cream, latte. Questo vabbè è sempre americano, perché figuratevi se i coreani gli togliete l'ice americano pure con meno 20 gradi. Madonna, pazza sembro. Allora vi posso dire, un po' all'acquato, però non è male, almeno non è dolce. E ora provo sta bestia. Dovete sapere, la cannella, io purtroppo vivo di cannella, quindi questo posto si chiama Cinnabon. Allora vi devo dire questa cosa, perché ogni tanto gli dico una parola e lui non capisce. Perché non capisce? Perché lui la pronuncia in coreano, ma in realtà è la stessa cosa. What did I say right now? Sopa? No, apple crumble. Apple crumble. No, how is it in Korean? Apple crumble. You didn't understand. If I say apple crumble, you didn't understand. French fries? 감자튀김. No, French fries. French fries. No, there's something else. Ah, blueberry. How do you pronounce blueberry? Blueberry. Ah, 이거는. Yeah, but if I say blueberry, you understand. Oh. Tanto qualsiasi cosa dico lo sbaglio sempre. Ah, hot was takutan. Oh. 따뜻한. 따뜻한. 따. 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 어. No, non è soddisfatto. Siamo tornati nel posto del nostro primo appuntamento. Che romantici. Ci siamo presi da Calbi. E ora vi faccio vedere perché lo metto qua. Buongiorno ragazzi, ieri io mi sono fatta una doccia, quindi oggi me la sono presa di riposo perché dovevo proprio recuperare le forze, cioè sono ancora infreddolita, cioè guardate come sto, cagopertinis, così proprio. Qui dietro abbiamo il signor Ami, sicuro, perché eccolo qua, sembra tipo quei video, tipo intervista doppia. Get out, leave, right now. The end of you and me. E tra poco lo porto anche fuori, perché contate che sono le 3:50. Cosa voglio fare oggi? Cosa vogliamo fare oggi? Perché io e Ross, avete visto che le ho fatto le unghie, eccetera, eccetera. C'è un negozio qui a Seoul che è aperto dalle 10 di sera fino alle 2 di mattina. Si chiama proprio Nail Mall. Si trova più o meno a un'oretta da qui, quindi alle 9 io e Ross ci ritroviamo lì, così alle 10 apre e andiamo. Ovviamente mi sto guardando The Good Doctor, cioè ormai appuntamento fisso, lo adoro. E niente, quindi mi riprendo un attimo. Ora un'ora prima che apra il negozio di unghie, mi sono fermata da Shake Shack, quindi aspetto il mio numerino. Rosalba dovrebbe essere molto molto vicina. Io tra l'altro prima mi sono fatta una treccia, quindi qua è così, qua è liscio. Ovviamente mangerò questo hamburger, perché l'altra opzione era che fuori ci stanno i banchetti buonissimi, tipo street food praticamente. Solo che poi devi mangiare fuori, non ti puoi sedere, quindi almeno così aspettiamo finché, non so, finché non ci cacceranno. Ragazzi, qua dentro sembra di stare a Commerce City, tipo quando compri cose all'ingrosso. Ovviamente perché adesso la mia amica vedendo tutti i vestitini, quindi qua ci stanno tutti i reparti vestitini. Una figata, se vi chiedevate dove comprare i vestiti, forse qua, a questo punto. Certo, un po' di cose contraffatte, esatto, ma... attenti alla contraffazione. Comunque, niente. Carine, no, queste tutine sono carinissime. Davvero, giusto lei che è la bambolina se le può prendere, che si è ben calda. Vedete che carine. Ecco qua le nostre bustine, ho preso anche quella di Ross, perché tanto le unghie va bene a farsele da me. E vi faccio vedere poi tutto su TikTok, credo. Vi faccio un unboxing. E ora niente, tornerò a casa. Alla fine si sono fatte le 11:45. Buongiorno amici, benvenuti in questa nuova giornata. Io ho la voce bassissima,
come potete sentire. In realtà questi giorni, più che freddo, sta facendo tantissimo vento e quindi tac tac tac. Ma ci riprenderemo, anche perché mi sono letteralmente appena svegliata. Sono giusto legata i capelli, pettinata, perché non so voi, ma io la prima cosa che faccio è ovviamente vado al bagno. Poi devo assolutamente pettinarmi i capelli. Io non comprendo chi si sveglia e rimane con i capelli non pettinati per tipo ore la mattina. Scusate se siete in questa categoria, purtroppo non ce la posso fare. Devo sistemarmi, mettermi le mie mollettine, sciacquo il viso e sono pronta. Tra l'altro in questi giorni che non ci siamo sentiti, perché poi lo sapete, ogni tanto mi prendo una pausa perché o devo fare altro oppure non ho tempo di stare dietro, insomma, alle riprese. Poi mi scoccio se tipo riprendo solo la mattina, poi lo lascio, insomma, non mi piace. Quindi questi giorni, colore cap, mi sono rifatta le unghie. Non vi ho ripreso il passaggio, anche se me l'avete chiesto, perché sto ancora sperimentando il metodo delle dual form. Sono in realtà molto 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 soddisfatta. Tra l'altro ho usato questo colore che è bellissimo e ho fatto anche questo cuoricino. Però vabbè, c'è tempo, tanto poi vi farò vedere. Invece ieri sono andata col signor fidanzato, abbiamo fatto un giretto. Più che altro questi giorni lui è un po' impegnato e noi di solito quando ci vediamo facciamo tipo one day full immersion. Però ovviamente quando non è impegnato, cioè, va bene anche solo vedersi per cena, appunto. Quindi ci siamo visti pomeriggio cena, in realtà, perché poi alla fine erano tipo le 4:30, ma ha fatto cena alle 6. Però dettagli, praticamente mi si era rotta quando sono andata in Italia la mia vape, che è questa. Mi chiedete sempre qual è il brand, raga, è questo qua, però io non so effettivamente se si può trovare, perché c'è scritto proprio made in Korea. Quindi boh, vabbè, comunque questa bellissima, strepitosa, fantastica. E io poi in Italia mi ero presa questa perché appunto l'altra si era rotta, quindi quella, la piccola che sembra fiammiferino, quella invece l'ho presa su Amazon, sempre della Spire come marca. Quindi ieri ho detto: ti prego, accompagnami, spiegagli sta cosa, perché lui l'aveva visto come faceva la macchinetta quando appunto faceva tutti i rumorini strani. Almeno io spieghi te, perché io posso spiegare in inglese, ci posso provare. Però se poi il tizio non mi capisce cose, vabbè. Qui ho detto preferisco che ci vado con lui, ok? È fantastico perché, visto che non era ancora un anno, me l'ha direttamente cambiata. Cioè mi ha dato proprio una macchinetta completamente nuova. Sono molto contenta. Almeno abbiamo risolto un altro problema. Poi, cos'altro era successo? Lo sapete che ho portato l'InVisalign, l'apparecchio, per tanti anni. E ok, poi l'avevo tolto. Adesso per venire qua ovviamente mi hanno dato le mascherine, quelle da tenere la notte. Però devo essere onesta, mi ero un po' scordata di questo fatto e quindi ho iniziato a rinotare che tipo soprattutto i denti sotto cominciavano a un po' a spostarsi. Ho detto e gno, dopo tutto sto casino anche meno. Quindi sono due giorni che io mi sto rimettendo la mascherina e fa malissimo. Cioè questa parte sotto mi fa proprio male se io la premo. Giustamente sì, si sente. Però già vi posso dire che va molto meglio. E poi Ami, cos'altro dobbiamo dire? Quanto sei bello oggi, ti sei svegliato proprio carino. Ci sono dei giorni in cui si sveglia che sembra un po' bacchè, invece oggi è proprio carinissimo. Comunque è da ieri sera che mi stanno spuntando su TikTok questi, i video di questo Hazbin Hotel. Devo vederlo perché hanno un design pazzesco. Ragazzi, l'ho trovato, anche perché è originale Amazon. Posso metterlo in italiano? Che fantastica avventura. Eccole ormai, raga, loro, le nuove beniamine della hype. Oh, che stanno. Comunque alla fine sono uscita così perché non avevo voglia di fare niente. Ora raggiungo la mia amica che sta all'uscita 12. Questa è la 4, molto bene devo dire. E poi andremo a questo caffè stupendo, ve lo faccio vedere. Ho anche messo le mie nuove scarpine, non ve l'ho fatte vedere. Ho comprato queste mannere. Cosa abbiamo trovato? Random random. Questo posto dove hanno fatto questo servizio. Questo era il season greetings di non mi ricordo quale anno. Ah, c'è, poi c'è anche scritto. Pensavo che fosse tutto fatto con, come sedili là. In realtà c'è anche la parte tavolini normali praticamente. Via. C'è sempre uno scambio in questi caffè, dovete sapere. Quando li vedete online, oh che carini, E poi è sempre così. Non ci siamo messi alle sedili là perché non ci sta il posto di dietro davanti. Quindi che vi devo dire. Oh, sassone. Eccoci qua, i nostri caffettini, il nostro pasto dell'aereo. Oh, che bella, oggi è verde, vuol dire che c'è aria pulita, in teoria. Io culomi e tu? Dai, però non è giusto. Cioè, se a me piaceva, invece non posso. Questo puoi prenderti, lo sai, carino. Bello, però perché la W? Ah, ci sono diverse lettere, mi sa. C'è anche la C e la D un po' sbiadita, se vuoi. Però perché? No, mi piaceva questo un po'. Invece, guardate le vostre amiche, hanno preso del cibo, una camminata.
Questo su Tok su Tok. Preferito di Jenna. Jenna, we miss you. Ciao. Ma che è? Quello cinese. Quello lì bianco è bellissimo. Guardate com'è tutto disposto. Poi potete provare le vostre cosine e avete poi struccanti, tutte cose. Molto bello, molto molto bello. Io cerco una tinta di questo brand da una vita. Non riesco mai a trovarla purtroppo mai. Cosa abbiamo trovato? Veramente Top Bucchi dei 17. E anche le palline, no letteralmente, di formaggio. Guardate là, K-pop mecca. Qua le riviste. Il ragazzo. Belline. I ragazzi. C'è anche, guarda, noi. Io ricordo, chi dimentica è complice. Il 17 proprio qui. Guardate. I lipstick. Qua costeranno un po' di più sicure. Cioè, guarda quello delle New Jeans. Ma perché costa sempre così tanto? Dov'è? Sempre. Guarda quello dei 17. Un po' too much. Sono tornata a casa. Mi sto cibando perché avevo fatto le uova sode. Quindi le sto tipo, come si dice, sgusciando tutte quante. Prima però faccio pausa, che mi volevo fare la doccia. Questo è il mio nuovo goal. Perché di solito io entro, specialmente la sera, poi mi metto sul divano, perdo tempo, faccio quello, quell'altro, cena, e rimango con vestiti come sono uscita, fino a che non è magari l'una e non ho voglia. Anche perché vorrei entrare, lavarmi subito, poi mettermi sul divano, cose. Specialmente perché con i vestiti che ci sei uscita, stai sul divano, poi ci metti il pigiama, ci metti nel letto. Intanto, scusate, c'è una caramella per il mal di gola. Ho finalmente comprato il retinolo. Allora, questo qua è quello di The Ordinary, che forse è uno di quelli che costicchia un po' di meno. Se poi mi ci troverò bene, si parlerà magari di cose anche un po' più costose. Però ci sono delle accortezze per quanto riguarda il retinolo, che è un prodotto che sicuramente va a rimpolpare la pelle, fa bene per le macchie, fa bene per la prevenzione di rughe. E il retinolo non si inizia mai ad utilizzare ad un'altissima percentuale. Infatti quella che ho preso io è 0.2. Spero si legga 0.2. E poi in teoria, da quello che ho letto, da quello che ho visto, ci sarebbe anche la divisione di percentuale a seconda di quanto la pelle ha bisogno di retinolo, quindi più a seconda di un fattore di età. Il retinolo non va mai utilizzato sulla pelle umida, va sempre applicato in maniera molto 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 delicata, quindi non troppo. Infatti adesso prima mi faccio la doccia, così non ho vapori e cose sul viso, poi mi farò la doppia detersione. Applico un siero all'acido ialuronico, così vado a reidratare, diciamo, la pelle, perché il retinolo a volte può seccare leggermente anche un po'. Poi farò asciugare per bene circa un 10-15 minuti e poi metto il retinolo. Specialmente le prime volte io lo utilizzerò una volta a settimana, quindi poi il giorno dopo che lo usate è sempre protezione solare. Ma questo non ve lo devo neanche dire, perché in teoria la protezione solare dovreste utilizzarla tutti i giorni, per favore. Inizierò con questa cosa, vi farò sapere come mi trovo, perché effettivamente appunto ci sono tante accortezze, perché è un prodotto di un certo tipo che però può dare risultati anche di un certo tipo, quindi vediamo un po' se noto qualche differenza. Io lo utilizzerò specialmente per la questione delle macchie, perché lo sapete, i brufoletti tendono a lasciarmi sempre queste macchioline.